What? Dove siamo? Guardate là! Oh my god! Non si apre. Ci ha chiuso qua. Cioè, siamo nel vecchio... Sì, siamo nel primo mondo, Linealandia, come si chiama? What the fuck? Ho capito, dimensio dimensioni, quindi può trasportarci tra una dimensione e l'altra, suppongo, ma... Comunque un po' ridicolo. What? Ah, c'è un tubo. Non avevo visto il tubo, incredibile. Dimenso, sei strano, lasciatelo dire. Man, erano belli i tempi in cui nei primi livelli c'erano tutti questi dannati funghi. Au, gli squig squag. Squiggly squaggly squaggly du, lallalero lallalu. E qui dovrebbe esserci un fiore monete, no? Money! Lots of money! Oh, oh, ho le monete al massimo. Awesome, suppongo. Siamo vicini alla fine, quindi... Suppongo che era ora che avessimo le monete al massimo. Ne dovrò mettere... Dovrò mettere a frutto tutte queste monete. Bene, ragazzi, no, vado avanti a registrare, casomai divido la cosa a metà, perché... Non voglio lasciare un livello così in sospeso. Girondello time. Linealand ti lasciamo dietro le spalle. Oh no. Oh, è la casa di Merluna. Eccolo che corre via. E prendiamolo subito. Forse c'è qualche idea che ci renderà più forti di prima. Non so cosa sto dicendo. Lalalalalala. Dove cavolo si sarà cacciato? Non si apre? Ah no, ok, non c'è molto, c'è... È l'ultimo giorno di operatività. Il generatore deve essere spento. È andato di lì, c'è la dimensione in 3D, ma voglio vedere se... Devo andare di lì per forza. Perché vieni nella villa di Merluna, Dimenzio? Perché ci porti a fare questo stupido nascondino, stupido... Arlecchino rompiscato? Guarda, è uguale, sì, siamo proprio nella villa, perché è uno scrigno che ho già preso quando sono venuto qua. Una carta di qualcosa. Sicuro. Andar sopra allora. Sì, sento il rumore della crepa nello spazio. Sì, questa è la scala che ho già attivato quando dovevo prendere sottilino. Però è brutto che non ci siano altre persone in giro. Mi ricorda un altro boss. Di cui non parlerò, però. Dimenzio fa cose simili a un altro boss. Girondello, ti ho trovato anche lei nella villa di Merluna. No, non sott'acqua, per l'amor del cielo. Dimenzio, I hate you. E non ho neanche pausa. Cerchiamo di fare in fretta, eh. Non mi servono monete. Ho tutta la vita a parte. Fuck. Ho quasi tutta la vita. Fuck. Damn it. Stupidi pesci. 1000 punti però li voglio. Oh, Dimenzio. Dimenzio.
Se vuoi farti odiare, dillo chiaro e tondo. Dammi questo fungo. Well, I'm in space, I guess. Anche sul... nello spazio si teletrasporta. Penso che Mario fosse l'unico a poter respirare qua nei paraggi. Fuck. Come on. Su. Come ci arrivo su? Ah già, c'è una... No! C'è la dannata stradina. Go, Mario. Pillole amico. C'è proprio tutte, tale quale. Eccolo lì. Ginutello è tornato a casa e ora la carta ce l'ha. Time to jump! No, i mini Mario! Chissà se mi seguiranno. Oh, quanto pare no. Gheh. Non ho tempo per voi, Marghi Bruchi. Devo trovare quell'infame di... Oh, però... Però qua so che c'erano tanti power-up. Qui non sarebbe una cattiva idea per fare punti, eh? Odio il fatto che i maledizio sono... Non hanno bisogno di cambiare dimensione, sono sempre lì, sempre lì. Forever! A guardarvi. Di sicuro non c'è pericolo di... Ok, c'è un fungo malvagio. Un fiore money. Un altro fungo malvagio. Fiore rapido. Fungo. E lì c'è il fiore lento. Quindi l'idea migliore sarebbe evitare tutto a parte il fiore. E ora prendere tutto per fare un sacco di punti. Compreso uccidere questi cosi. Yeah! Anche questi, vai, morite. Yeah! Punti for the win. C'è ancora il fiore slow, ma... Eccola qua nei paraggi. Eccola lì la crepa nello spazio. Girondello. Girondello rallentato. Ok. Cos'ho in tasca? Ah, ops. Oh, man, questa è malvagia. Ci fai tornare nel mondo distrutto. Tanto per farci pesare che non ce l'abbiamo fatta, eh. Come on! Infame, fatti trovare.
fino in fondo, eh. Non si vede quasi nemmeno. Un girondello fai bene a non cantare, non è proprio un posto molto allegro. Ci porterà anche fino all'inferno, senza luce! Oh, vi immaginate? Siamo all'inferno e si è fatto esplodere Mister L. Adesso incontriamo Mister L qua all'inferno. Come così il regalo di Dimenzio. Mi chiedo se i programmatori hanno programmato queste schermate già apposta sapendo che ci saremmo tornati. Solo con Mario. Perché con Luigi, per esempio... No, che scemo, già ho anche Luigi! Niente, lasciate stare. Cioè, solo con Mario e Luigi, nel senso che non posso accendere le torce con Bowser, ma l'hanno reso comunque abbastanza navigabile. Appunto, mi sembravano strani questi due funghi piazzati così alla cavolo. Boh. Magari sì, magari no, non lo so. O li hanno adattati dopo. Dov'è la crepa? Ah, è su portone. Su portone primo. Siamo all'inferno, ma io ti seguirò anche oltre. Ok, Dimenzio, la festa è finita. Vi piace il mio nascondino? Ehi, smetti di giocare, affrontaci! Giocare? Oh no, la magia non è un gioco ed io sono mortalmente serio! Vi ho osservato, siete gli unici che possono opporsi al Conte Cenere. Ho un favore da chiedervi. Mi aiuterete a fermare il Conte? What? Ma cosa stai dicendo? Vuoi tradirlo? Tradirlo? Oh no, è stato lui a tradire me! Aveva promesso di distruggere tutti i mondi per crearne uno perfetto al loro posto. Ma mentiva! Vuole distruggere tutti i mondi e sparire con essi. Ho sempre saputo qual era il suo nefasto obiettivo, ma da solo non avevo alcuna speranza di fermarlo. Ho finto di essergli fedele mentre cercavo alleati che mi aiutassero a sconfiggerlo. Ecco perché ho salvato la principessa dal lavaggio del cervello. E perché vi ho spedito nel mondo di giù per riparare il cuore puro. E perché ho permesso che un fratello si riunisse col fratello. Capite? Ci hai aiutato tutto questo tempo? Wow. Ah, mi hai scoperto! E ora perché non ricambiate il favore? Vi darò il potere necessario a sconfiggere il Conte Cenere. Combatterete al mio fianco. Sapete, credo che sia un po' quella che alcuni let's player chiamano la maledizione del let's player, ma... In una scelta del genere, tale quale, se vi ricordate, con Infernia sono stato interrotto. E sono stato interrotto adesso, nello stesso più o meno esatto momento, quando devo fare una scelta importante. Fuck. Comunque... Ora, ragionando su quello che ci ha detto Dimenzio, ha tradito il Conte Cenere perché lui avrebbe detto che avrebbe distrutto questo mondo per crearne uno nuovo. Invece lui vuole distruggere tutto quanto. E quindi a Dimenzio andava bene distruggere il mondo comunque per crearne uno nuovo? Non ho molto interesse nel combattere a tuo fianco, man. Rifiuti? Ma questa offerta trasuda generosità! Con il cuore oscuro in mano nostra potremo dominare il mondo. Ti tenta l'idea? Wow! Mai! Snobbi la mia offerta? Mi avete fatto perdere tempo. Meritate il game over. Penso che inizierò con quello verde. Quei peletti sul labbro saranno un trofeo perfetto. Peletti? Questi baffi sono il marchio di Luigi! Number one! Lascia fare a me, fratellone! Tu vai avanti!
Hai dei mondi da salvare, non hai tempo di affrontare questo criminale. Non lasciare che il sacrificio di Bowser e Peach sia stato vano. E neanche il mio. E poi si è preso gioco dei miei baffi, fratellone. Tu sai quando ci tengo. Oh, anch'io mi arrabbierei. Lascialo a me. Bro, sei sicuro? Corri Mario, corri! Corri Forest! Grazie fratellone! Wow! Niente pixel! Niente di niente! Che tenero, mi è scesa una lacrima! Sì, Mario può andare! Se riuscisse a sconfiggere il Conte Cenere da solo, tanto meglio! Intanto io colpirò silenzioso come un pallone a tradimento su un campo da calcio. Wow, niente pixel, ok. Ok, Dimenzio. Time to die. Wow, ok. I don't wanna die. Wow, wow, wow. Chi è quello vero? È quello là sopra. Ah, yeah. 20 danni. Woohoo! Surprise attack! Au! Mother of Godzilla! Au! Au! Ah, yeah! Sei fortunato che mi piace il tuo tema. Te l'ho già detto. Wow! Woohoo! Fatti sotto, Dimenzio. Non vale niente. Surprise! Yeah! No! Io mi arrendo! Pietà, mi arrendo! Ti basta, Dimenzio? Non ho avuto bisogno del mio super fratello per stenderti! Oh, ora capisco! La tua forza è formidabile! È per questo che non posso lasciarti cadere nelle mani guantate del Conte Cenere! What? Una delle sue scatole esplosive. Che cosa stai facendo? Ora sei mio, Luigi. Insieme proveremo l'agonia del game over. Magico. No. Ciao. Luigi. Dimenzio, sei un pazzo. No, non può essere. Ma Luigi. Hai ragione, Mario. Fa male, hai ragione. Non possiamo piangerlo ora. Dobbiamo fermare il Conte. Dobbiamo fermare il Conte. Perché? 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 Perché mio fratello? Cacchio! Cavolo, è anche il mio personaggio. Va. Il fatto che forse Peach e Mimì. Bowser e Mimì sono salvati. Ma come fa Luigi a salvarsi dal game over? Cioè, quelle sfere ci hanno mandato nel mondo di giù. Quelle scatole ci hanno mandato nel mondo di giù quando eravamo. Ah, fuck! Fine livello. La prossima volta sfida fino alla Castelcenere. Il Conte pagherà. Quel Blumiere. Qualunque cosa voglia fare. Vai. Beh, non vedo perché no. Cioè, voglio dire, ci servono tutti gli alleati possibili contro quel pazzo di Cenere, no? D'accordo. Mario, aspetta. Sei sicuro di poterti fidare di lui? Non so se credere a tutto quello che ci ha detto. Non mi credi? Ma la fiducia è il collante che ha unito le passate civiltà. Che ne dici? Sconfiggi il Conte e ti darò una carta molto rara. Ti stuzzica l'idea? Boh, non mi interessa la carta rara, ma comunque... Accetto volentieri l'aiuto, contando anche che ha salvato Peach, insomma. Sta mentendo, lo sento. Sta cercando di imbrogliarsi per perseguire i suoi fini. Siete come un palloncino che si è gonfiato e ha perso tutta la fiducia. Una bottiglia del mio profumo, Demenzia by Dimenzio, potrebbe farvi cambiare idea?
Con una spruzzata, quando entrerete in una stanza, la gente vi acclamerà! E dunque vi alleerete con me? Ok. Mario, a chi credi? A Dimensi o a me? È il mio ultimo avvertimento, se rispondi sì ancora una volta, non potrò salvarti. Che ti piaccia o meno, sarai un complice di quello psicopatico. L'eroe sei tu, ti lascerai influenzare da quella farfallina? O deciderai da solo? Allora, cosa dici? Mi aiuterai ad affrontare il Conte Cenere? Sì. Ottima scelta, Mario, sei stato saggio. Fratellone, sei sicuro che sia una buona idea? Vorrei che non l'avessi fatto. Addio. Oh, se ne va. E ora lascia che ti dia un assaggio del mio grande potere, come promesso. Wow. Quel suono che senti è il libero arbitrio, è il libero arbitrio che ti abbandona. D'ora in poi sarai il mio schiavo e farai ciò che voglio. Sarai senza paura. Vai e sconfiggi il conte e quando non ci sarà più, io costruirò un mondo nuovo. In caso tu non abbia capito.